Allora, questa mostra è il frutto di un partenariato eccezionale che si è organizzato tra il Museo del Louvre, nel quale sono conservati la totalità, un fondo estremamente ricco e importante di disegni di Giulio Romano, il più importante al mondo in termini di numero, e un partenariato quindi tra il Louvre e il Palazzo Ducale di Mantova, che ci ha contattati alcuni anni fa proponendoci di collaborare insieme all'organizzazione di una mostra che vedesse riunite le collezioni di queste due prestigiose istituzioni che tanto possiedono di Giulio Romano. Giulio Pippi, sappiamo, è originario di Roma, ma in realtà la carriera dell'artista si è svolta soprattutto nella città di Mantova. È una mostra in particolare di disegni, i disegni del Louvre. Allora è conservato un fondo di circa 500 disegni di Giulio Romano, considerando i disegni originali, sono 130, considerando le copie, considerando i disegni che hanno delle problematiche di attribuzione. All'interno di questo fondo possiamo quindi percorrere tutta la carriera dell'artista, e quale idea più bella di riportare a Mantova questi fogli, una scelta ovviamente di questi fogli, e di esporli in queste sale del Palazzo Ducale dove Giulio stesso ha lavorato. È vero che abbiamo dovuto operare una scelta all'interno di questo ricchissimo fondo di disegni del Louvre, e quindi abbiamo scelto delle opere innanzitutto che non erano mai state mostrate al pubblico o che lo sono state in passato, quindi molto tempo fa, e delle opere ovviamente che permettono quindi da una parte di percorrere tutta la carriera dell'artista, aprendo come delle piccole finestre su certi momenti particolari della sua vita e su certe opere che l'artista ha realizzato, e che permettono anche di seguire l'evoluzione del linguaggio del maestro, arrivando appunto a quello che è successo anche dopo la scomparsa del maestro. E questo è in un certo senso il valore della terza parte della nostra mostra, che è un po' dedicata sì, all'eredità di Giulio Romano. Eredità in che senso? Eredità nel senso del linguaggio del maestro. Sappiamo che il maestro ha fatto tutto tramite il disegno, quindi lui ha disegnato, lui parla attraverso il disegno. Perché attraverso il disegno? Perché non mette quasi mai mano alle pitture, ad esempio, agli stucchi, agli affreschi. Lui disegna, dà l'idea e delega l'esecuzione ai suoi collaboratori, esattamente come Raffaello faceva al momento dei grandi cantieri romani.